Noi sicuramente è corta la classifica, non penso che i ragazzi che sono arrivati adesso sono venuti a fare una villeggiatura, tra l'altro penso che da marzo in poi possono fare anche i bagni qui perché c'è la temperatura alta, però so che sono dei grossi professionisti, abbiamo strappato un po' alla concorrenza i ragazzi che sono qui presenti e devono dimostrare, perché poi alla fine chi è più giovane, ma Del Prete già lo conosciamo da qualche anno, insomma, quindi alla fine quello che stanno facendo in campo, quello che ho visto nell'ultima partita, ma anche quella precedente, penso che la squadra sta giocando, manca forse il pizzico di fortuna in più, nello stesso tempo penso che con questo gioco avremo delle soddisfazioni da qui a maggio. Per noi, almeno per me, per la società, è una squadra che è di qualità. Abbiamo un allenatore bravo, tecnicamente molto preparato, quindi alla fine arriveremo alla salvezza, spero anche qualcosa in più. La prima cosa è quella di non fare brutte figure, cercare di mantenere prima il bilancio a posto e poi l'abbiamo fatto per tanti anni, lo facciamo sempre in questi termini, è normale che guardiamo prima il bilancio e poi andiamo verso il mercato, noi facciamo grossi sacrifici. Mantenere una squadra di Serie B, specialmente per il nostro territorio, non è che sia una cosa semplice, perché io dico sempre che l'azienda più difficile è il calcio. Immaginate un pallone su un palo, un pallone all'interno può cambiare una stazione, può cambiare un po' tutto. Ecco. Cioè, una cosa è nel calcio scommesse, dove il Crotone non c'è mai stato, non è mai stato nemmeno sfiorato, oppure nell'ultimo caso è stata forse l'unica società a essere assolta, scagionata, perché c'era una presunta irregolarità che non c'era. Siamo stati sempre corretti, questo lo voglio ripetere, lo ridico. C'è una grossa differenza fra un qualche giorno di ritardo di pagamenti e invece andare a vendersi o a comprarsi una partita o entrare nel mondo del calcio scommesso. Sicuramente Cristian, ma non perché il ragazzo, siccome veniva da un'esperienza, non dico non molto positiva, di La Spezia, il ragazzo prima ho voluto pensarci, però dopo, quando abbiamo parlato personalmente con lui, ha accettato subito. Ragazzo molto ma molto bravo, sia dal lato tecnico sia dal lato morale. Quanto riguarda Del Prete, è un giocatore che noi dal Lanciano, quando l'abbiamo, io l'avevo puntato quando era già a Lanciano, poi ha preso altre strade e ci contavo molto, perché secondo me in Serie B in quel ruolo è uno dei migliori sicuramente. Per quanto riguarda Paonessa, era un nostro pallino da molto tempo, ha avuto dei problemi, questo è un ragazzo che ha bisogno un pochino di aiuto, perché se riesce ad esprimersi come si esprimeva una volta, questo diventerà un grandissimo giocatore, perché le doti ce l'ha. Sì, penso che più che per me, insomma, penso sia stato importante questo inizio per la squadra, insomma, comunque 4 punti in 2 partite con Sassuolo e Cittadella, diciamo, non se l'aspettava un po' nessuno comunque. Quindi abbiamo iniziato bene e cercheremo sicuramente di continuare così. Beh, sicuramente spero di fare molto bene, l'inizio è stato buono e comunque mi fa piacere aver dato una mano molto importante alla squadra, questa è sicuramente la cosa principale. E mi auguro di fare meglio di La Spezia, ma in quanto di giocare con più continuità e di giocare meglio di quanto ho fatto là. Sono tanti giocatori bravi, quindi chi sarà più in forma giocherà, penso. Quindi è una cosa positiva, come ho detto prima. La concorrenza fa bene. Sicuramente è un'opportunità importante Crotone per potermi rilanciare, quindi spero che appunto, insomma, riusciamo a raggiungere la salvezza
e magari insomma giocare e aiutare la squadra. E so che si può lavorare tranquilli e si può raggiungere buoni risultati. Ma il sogno c'è sempre, questo è fuori dubbio. Io sono un sognatore di natura, quindi alla fine, al di là del sogno, no, noi potremmo fare, se ce lo mettiamo in testa, un po' tutti, quindi noi siamo vicini alla squadra, al mister, a tutti quelli che lavorano, che se ci compattiamo sicuramente possiamo fare un altro tipo di campionato.